vedremo come trasformare questa tabella di verità in una funzione logica. Ovvero stiamo facendo il progetto di un circuito logico che obbedisca a questa tabella di verità. Utilizzeremo come strumento la mappa di Carnot. Individuiamo per prima cosa le righe che corrispondono ad un 1 nella y, e quindi avremo questa riga, questa l'ho dimenticata, eccola qua, e infine quest'altra. Abbiamo in tutto 4 1, quindi 4 righe. Identifichiamo per ognuna di queste righe la cella corrispondente con un sistema di tipo coordinate, vale a dire ogni cella corrisponde ai 4 valori ABCD. E quindi al sistema di coordinate della riga la cui y è uguale ad 1. Per esempio, in questo primo caso abbiamo AB00, cioè la colonna è quella della B00, e CD01, quindi avremo un 1 in questa posizione. Per quest'altra riga abbiamo 0010, quindi avremo un 1 in quest'altra posizione. Infine, siamo qui, abbiamo 10 01, quindi colonna 1001, abbiamo un 1 in questa posizione, e poi ancora colonna 11 CD01, abbiamo un altro 1 in questa posizione. Benissimo, a questo punto possiamo fare i raggruppamenti degli 1 adiacenti, ad esempio questo primo gruppo. E per questo gruppo scriviamo una funzione logica come prodotto delle variabili logiche coinvolte ABCD, scartando quella che il cui valore da una cella all'altra è cambiata. Ad esempio, in questo caso vediamo che passando da questa cella a quest'altra cella, la A rimane costante, mentre B varia da 1 a 0. Quindi, mentre CD ovviamente non cambiano perché siamo sulla stessa riga. Quindi scriveremo una funzione come prodotto di A, C e D, dove figurano A, essendo al valore 1, figura semplice, non negata. C, essendo al valore 0, risulta negata. D, essendo 1, risulta non negata. Un altro gruppo possiamo farlo prendendo quest'uno e quest'altro, perché ricordiamo che la mappa è come se fosse cilindrica e i due bordi estremi si toccassero. Allora, in questo caso scriveremo qual è la variabile che cambia. La variabile che cambia, abbiamo la A è 0 e quella A è, qua la A è 1, quindi la A non c'è. Quindi sarà B, C, D, e dove la B è negata. La C è negata, la D è non negata. Ci rimane quest'altro valore, quest'altro 1, che però non possiamo raggruppare con nessun'altra casella. Quindi questa volta non avremo come semplificare, dovremo scrivere tutte e quattro le variabili, che quindi saranno A negato, B negato, C, D negato. Allora la funzione logica risultante la possiamo scrivere come somma logica di questi tre prodotti, e quindi avremo y uguale a negato b negato c d negato or a c negato d or b negato c negato d. Una volta che abbiamo ricavato la funzione logica, possiamo passare a tracciare da questa funzione logica, a disegnare da questa funzione logica il circuito logico corrispondente. Ci sono diverse possibilità di implementazione. Io qua ho scelto la più semplice, l'ho già disegnato per brevità. Queste sono le quattro linee corrispondenti ad A, B, C, D e alle loro negate. Quindi questa linea negato, questa B negato, C negato, D negato. Se andiamo ad esaminare, vediamo che qui abbiamo una AND a quattro ingressi, che senz'altro identifichiamo con questa. Poi
Poi avremo una AND a tre ingressi, ACI negato D che identifichiamo con questa, e infine un'altra AND a tre ingressi, B negato C negato D che identifichiamo con questa. Infatti vediamo ad esempio questa qui è collegata a B negato, C negato, D. Così sarà per tutte le altre. Questa qui, per esempio, è collegata ad A negato, B negato, C, D negato. Quindi questo è un modo abbastanza veloce per poter fare tutti i collegamenti con qualsiasi valore delle variabili logiche coinvolte, sia non negati che negati. Vediamo che i tre prodotti logici sono ovviamente uniti da questa OR. Per cui la Y risultante è esattamente quella che abbiamo ricavato tramite la mappa di Carnot.